Si è inaugurato questa mattina l'impianto di potabilizzatore dell'acqua di falda nella zona di Tre Ponti. Un impianto che può sopperire nei momenti di crisi idrica causati dalla siccità. Presidente Reginelli, questo è un impianto che può sollevare veramente da tanti problemi il nostro rifornimento idrico. Come entra in funzione e quando entra in funzione? Allora, questo per noi è un punto di arrivo molto importante, perché si mette a disposizione dalla città di Fano una nuova fonte di approvvigionamento idrico, nel senso che noi abbiamo la bassa valle del Metauro piena di falde acquifere estremamente abbondanti, però tutte col medesimo problema causati dall'uso indiscriminato di alcuni praticamente concimi utilizzati in determinate tipologie di culture negli anni 60, 70, 80 e anche 90, e che portano a dei livelli di nitrati estremamente alti. Questi livelli di nitrati rendono l'acqua completamente inutilizzabile. Per utilizzarla c'è bisogno di un impianto di osmosi che abbatta completamente il carico di nitrati che ci sono all'interno dell'acqua. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi avremo la possibilità di avere dell'acqua da mettere in circolazione di circa 120 litri al secondo, che è più di un terzo abbondante dei picchi massimi di consumo che abbiamo durante l'estate, e che quindi insieme con altri mezzi tradizionali come la captazione del fiume Metauro, come i pozzi che utilizziamo che sono sparsi nel basso Metauro, riusciremo sicuramente a garantire le forniture d'acqua anche durante i periodi di maggior siccità, durante i mesi di luglio e agosto, come invece qualche volta avevamo qualche problema negli anni passati e potevamo incontrare delle problematiche relative alla fornitura dell'acqua potabile, mentre in questo caso praticamente non avremo più questo genere di problema. Poi c'è un altro fatto, che questo impianto, oltre che a diciamo così sollevare e aumentare le possibilità per il comune di Fano, provoca tutta una serie di altri effetti positivi anche per altri comuni che non lo usano direttamente, perché come potete capire un minor uso di acqua di captazione del Metauro a fronte appunto dell'utilizzo di questo impianto porta gli altri comuni ad avere una riserva maggiore di quella che normalmente c'è e quindi provoca determinati effetti, tutti positivi da questo punto di vista. Presidente, com'è adesso la situazione? Un po' è piovuto, è sufficiente la quantità d'acqua che è caduta nel nostro territorio? La situazione... Allora, l'acqua è caduta, il problema dell'acqua che cade è che molte volte fa l'effetto di lavamento e raschia la superficie del terreno, porta via la parte più fertile del terreno, confluisce nei fiumi e va al mare. Siamo in deficit idrico ormai dal 2017, quindi anche alla lunga questo genere di impianti ci potrà garantire con serenità i prossimi 10-15 anni. Sappiamo benissimo che non possiamo fare a meno dell'acqua. Sappiamo benissimo che siamo disposti a pagare qualsiasi prezzo dell'acqua, perché poi ci accorgiamo quando l'acqua non c'è, e sappiamo benissimo che non ci possiamo permettere il lusso di interrompere il flusso di acqua, specialmente in un territorio come il nostro, dove è fortemente legato ad esempio al turismo, alle attività ricettive e a tutta una serie di attività che prevedono l'utilizzo massiccio anche dell'acqua. Parliamo di fonderie, parliamo di tante cose.